Sono Francesca e con questo video colgo l'occasione per presentarmi agli amici di Torano Notte e Giorno. La passione per l'arte fa parte di me da sempre. Da bambina scarabocchiavo, disegnavo ovunque, persino sui muri di casa, ma in ogni modo la vena artistica, creativa, mi è stata trasmessa da mio padre, che era uno scultore di arte sacra e funeraria. Così sono cresciuta tra blocchetti di marmo, scalpelli, gessi, angeli, figure sacre. Ho sempre coltivato la passione, l'amore per la pittura, così come per la scultura. E finalmente, in occasione di un mio compleanno, mi è stato fatto il bellissimo dono di poter frequentare lo studio d'arte dell'artista bergamasco Massimo Facheris, grazie al quale si è affinato e ampliato il mio interesse per il cosiddetto modellato. Dal modellato in creta mi affascina l'idea di libertà dell'atto creativo, il sentire con le mani la creta, l'aggiungere, il togliere, il plasmare e magari distruggere e ricominciare qualsiasi lavoro o opera. Come diceva Picasso, comincio da un'idea che poi diventa un'altra cosa. E in studio ho sperimentato tecniche come le patinature, ho utilizzato materiali nuovi, diversi, ho creato sculture a tutto tondo e soprattutto ho creato queste coppie di vasi antropomorfi raffiguranti re e regine con volti e corone che personalizzo, grazie alle quali cerco di suscitare e trasmettere delle emozioni. A volte i desideri si avverano con un po' di ritardo, ma quando diventano realtà, capisci che non bisogna mai smettere di sognare. Felice Torano Notte e Giorno a tutti.